Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché tocca parlare ovviamente del nuovo, chiamiamolo così, banner crossover, dove abbiamo comunque la possibilità di ottenere una nuova arma, in questo caso la nuova arma di Beatrix, come vedete su schermo, la nuova arma di Beatrix che viene appioppiata a Zack. A questo punto mi domando se ci sarà comunque l'update per quanto riguarda anche Sephiroth a questo punto, sia per quanto riguarda le armi, sia per quanto riguarda la skin, ma soprattutto anche sul banner, soprattutto vedere se effettivamente avremo un update per quanto riguarda appunto il banner sia di Eris che di Sephiroth. Sarebbe interessante vedere che cosa si sono inventati. Che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che intanto la struttura del banner è una struttura molto molto invitante, perché abbiamo la possibilità durante la prima riga di prendere già due armi garantite, e non è una cosa scontata. Quindi anche per chi volesse pullare soltanto l'arma di Zack ha comunque un buon vantaggio di fare una sola linea, soltanto 6 stamp, e riuscire a prenderne già due copie, almeno credo che si possa. Non si può selezionare, si può selezionare solo nel sesto, no? E allora, ok, avevo letto male. Non è bellissima questa cosa. Non è bellissima. Diciamo che la cosa positiva da un lato è che si possono ottenere due armi crossover praticamente subito. Quindi per chi magari vuole soltanto fare qualche overboost e vuole comunque migliorare un po' le sue armi crossover, può comunque farlo in una sola striscia o comunque in soli 6 stamp. E questa cosa devo dire che è positiva. La cosa che ovviamente non è positiva è il fatto che comunque abbiamo delle skin che comunque molti giocatori hanno già pullato la prima volta, e delle armi che sono ovviamente le armi che i giocatori hanno già pullato. Per quanto riguarda le armi, bisogna dire che chi vuole massimizzare l'efficienza del proprio set adesso ha la possibilità di farlo. Diciamo a un paio di settimane dall'anniversario conviene? Non saprei. Io personalmente eviterei. Soprattutto per chi come me magari ha speso su banner precedenti, adesso dovrebbe veramente risparmiare tutto quello che può, nell'eventualità l'anniversario possa svoltare effettivamente diciamo il nostro status e le nostre emozioni in questo caso, perché al momento gli unici update che abbiamo avuto dal data mining sono che verranno aggiunti, diciamo, delle nuove categorie di armi che infliggeranno comunque dei debuff, o comunque ci sarà un nuovo livello probabilmente di debuff. Io spero che non siano le tacchette che superano i 3, i 4, cioè che arrivino a 4-5 slot, cioè 4-5 tacchette di debuff, perché se veramente l'aggiornamento è questo, non so più che pesci prendere con sto gioco, letteralmente. Per quanto riguarda il banner, vi dico che comunque questo è un banner crossover, quindi vi ricordo ancora una volta che tutte le armi, o per meglio dire queste armi sinergiche che troverete all'interno di questo banner, si possono ottenere solo ed esclusivamente tramite questo banner, per l'appunto, e non saranno wishlistabili in futuro. Quindi fate molta attenzione se volete investire e se volete spendere le risorse, perché appunto rischiate di perdere risorse necessarie per l'anniversario. Per quanto riguarda i costumi, adesso sono stati aggiornati, quindi 15 punti come boost HP e 15 punti come boost fisico, che sono molto buoni perché vi consentono, ripeto, di ottenere un livello 3, quindi avere già il 30% di HP in più con un 150 di bonus, mentre invece per l'abilità fisica avete già comunque un 30% di danni in più di base quando la vostra barra dell'attacco viene riempita al massimo. Quando la vostra stance di attacco viene riempita al massimo. Quindi devo dire che comunque avere già livello 3 di tutte e due le abilità non è affatto male. Stessa cosa per Tifa, che prende per l'appunto lo stesso boost in HP, lo stesso boost in abilità fisica. Essendo che sono armi non elementali, il boost in ability fisico è proprio necessario per riuscire ad incrementare i danni.
Vi ricordo che appunto quando si build il personaggio, se non elementale, si punta a attacco fisico o attacco magico e poi ability fisica, ability magica, per avere quelle percentuali in più di danno nella, appunto, della skill che senza elemento deve spingere un po' di più. A differenza invece di quelle elementali, dove appunto si predilige aumentare prima l'attacco, ovvero fisico magico, poi aumentare l'elemento e solo dopo, se c'è spazio o comunque si è già maxato, si è cappato i livelli di entrambi, aumentare anche l'ability potencies, perché appunto l'ability potencies vi aiuta, ma il danno elementale è molto molto più alto come moltiplicatore. Quindi cercate di ricordare queste regole e non dovreste avere problemi. La novità esclusiva di questo banner è la spada di Beatrix. Beatrix Sword, che comunque arrivando praticamente vicino a una guild battle dove appunto si devono fare danni fisici di tipo vento, è comunque un'ottima soluzione, soprattutto su Zac, che come unica arma vento possiede comunque la Falchion, che fa danno AOE. Quindi avere comunque una sua arma che è in grado di fare danno fisico è sicuramente una cosa migliore. Mi aspetterei addirittura il boss con i minion questa volta, proprio per una questione del fatto che Zac possieda già la Falchion e quindi magari si vuole spingere un po' di più su Zac in questo evento, anche se in realtà Zac non ha un arcanum o comunque un elemental mastery di tipo vento, se non mi ricordo male, perché potrei ricordarmi male, ma penso di no. Arcanum sicuro no, elemental mastery non credo neanche, quindi non so fino a quando si possa spingere su questo personaggio. È positivo il fatto che si riescono a fare più danni se l'avversario è debuffato, su questo non ci sono dubbi, però ovviamente senza l'arcanum, senza avere un supporto anche da una skin, è molto difficile vedere come appunto si riescano a fare dei numeri o comunque dei danni come per esempio una Yuffie, che possiede anche la skin di tipologia Arcanum. Ma di questo ovviamente poi lo vedremo e ne parleremo meglio quando affronteremo il discorso Guild Battle. Vedremo un po' come strutturare i team, vedremo un po' in generale cosa fare all'interno di questa battaglia e poi avremo modo di parlarne, avremo modo di discuterne. Quindi in soldoni, è un banner dove io pullerei? Assolutamente no, per due motivi principali. Il primo è il fattore crossover, che appunto per investire su un crossover bisogna avere tante risorse di base per avere dei risultati ottimali e portare comunque le armi ad un livello più che decente. E poi successivamente parlando non pullerei perché siamo a ridosso dell'anniversario. Ho già fatto la follia di pullare Sephiroth Arcanum Terra solo ed esclusivamente perché è magico e sinceramente io voglio essere coperto con più elementi possibili, non sapendo dove il gioco andrà a parare, però fondamentalmente non è un banner sul quale investirei. Discorso leggermente diverso su chi ha già investito in passato e vuole ottimizzare, potrebbe essere una buona occasione, soprattutto se non vi mancano troppi overboost. Quindi se siete già con overboost 8, overboost 9 e quindi volete arrivare, diciamo, a quegli ultimi overboost, soprattutto con i primi 6 stamp dove avete praticamente due armi garantite, potreste effettivamente tagliare la testa al toro, maxare le armi e avere delle armi molto molto forti presenti sul vostro roster, anche perché le armi non elementali sono comunque un ottimo jolly a prescindere dalla situazione. Quindi è comunque comodo avere delle armi non elementali che possono comunque essere inserite in un qualsiasi tipo di build. Detto questo, io non credo che ci sia effettivamente altro da aggiungere. Spero che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere ovviamente quali sono le vostre intenzioni su questo banner e noi come sempre ci becchiamo con un prossimo appuntamento. Ciao!